Buonasera a tutti, aggiornamento serale della nostra situazione. I dati, io parto sempre da quelli della Regione Emilia-Romagna, siamo a 11.588 positività, vale a dire 772 più di ieri. A Modena i positivi sono 1.772, quindi 96 positività più di ieri. Carpi concorre a questa cifra con 11 nuovi positivi, arriviamo quindi a 255 casi di positività e purtroppo si aggiunge un decesso e quindi arriviamo a 21 decessi. Sapete che stamattina abbiamo tenuto questo momento di raccoglimento in favore delle persone che non ci sono più e avete visto che la bandiera carpigiana è listata a lutto, lo stanno facendo anche le rappresentanze di altre istituzioni, vi ringrazio. Mi permetto di ringraziare anche la bellissima lettera che ho ricevuto dal sindaco di Novi, che si è voluto unire assieme alla sua comunità a questo segno di lutto e di compartecipazione a quello che sta vivendo la nostra comunità, che poi è simile a quello che sta vivendo la comunità novese, ma per entità e per numeri ha voluto dire ci siamo anche noi e queste sono vicinanze istituzionali e personali che voglio sottolineare. Saranno 3 giorni di lutto cittadino, saranno 3 giorni di riflessione. Chi lo farà con la preghiera, chi lo farà col pensiero, chi lo farà facendo un disegno, qualcuno l'ha fatto facendo una canzone, anzi postando una canzone. Ringrazio Grillo e Tupamaros perché ci hanno emozionato con quella canzone che ho pubblicato. Altre persone stanno insomma, in un qualche modo dicendo ai familiari, ai parenti, agli amici che quelle persone non sono numeri, ma sono persone che mancheranno a questa comunità. Io trovo che questo sia prima di tutto umano e sia un modo intelligente, culturalmente avanzato di resistere a quella prova che stiamo facendo contro il virus. Vi do alcune informazioni. La prima, state leggendo di questa conversione, devo dire, importante di tutto il distretto del tessile che si sta attivando per produrre in una filiera assolutamente certificata le mascherine utili alla nostra comunità, ma soprattutto ai luoghi di cura. Il renderci autosufficienti da questo punto di vista può essere un elemento di grandissimo rilievo, oltre che essere un modo per dare uno stimolo alle produzioni ferme in questo dato periodo. Io non lo avevo ancora fatto, lo faccio stasera. Voglio ringraziare con tutto il cuore quegli imprenditori che hanno capito che adesso è il momento della cooperazione, di lavorare in filiera lunga, di essere protagonisti di qualcosa che purtroppo ci è capitato, che non avremmo mai voluto, ma che in un qualche modo ci sta dicendo che se stiamo insieme anche come comunità con i nostri ruoli possiamo raggiungere grandi risultati. Quindi io penso che sia qualcosa di serio e di importante che stiamo ottenendo e ovviamente un ringraziamento a tutti quelli che si stanno rendendo protagonisti di questo percorso veramente importante. Un'altra notizia, oggi abbiamo raggiunto i 100.000 euro sul conto corrente dell'Unione Terre d'Argine. Sapete che c'è stata una grossa donazione, vi ringrazio ancora, da parte di GARC, finalizzata l'acquisizione di un'ambulanza. Oggi anche il centro Orti Anziani Encescao Tommaso Righi ha messo anche lì una ulteriore cospicua donazione. Stanno arrivando donazioni da tante comunità, ve ne daremo di volta in volta comunicazione perché è qualcosa di importante. Quelle risorse sono a disposizione delle urgenze, delle emergenze del nostro territorio, ma anche appunto per acquisire cose importanti per la sanità della nostra comunità. A proposito di questo, io ho appena ricevuto 3 scatoloni piene di tute, tutte della Champion, che verranno consegnate a questa nuova unità di cui avete letto, l'USCA, quella di continuità assistenziale, di quel nucleo che sta andando ad agire direttamente presso la casa dei Covid positivi per vedere tamponi, per fare le verifiche,
per assistere sostanzialmente. Si preannuncia una settimana fredda e quindi quelle tute saranno utilissime da mettere, da indossare sotto il camice per dare sollievo a chi lavora appunto fuori dall'ospedale e questo, per questo permettetemi di ringraziare Champion e Sauro Mambrini, perché insomma qua non si fa neanche in tempo a fare una telefonata, avrei bisogno di, e ci sono risposte importanti. Continua strenuamente da parte di tutti il tentativo di reperire sempre più presidi all'ospedale. In questo momento ci sono, ma ce n'è necessità di ancora di più. Noi stiamo insistendo anche e continuiamo dal punto di vista istituzionale affinché vi siano forniti i dispositivi necessari di poter operare con maggiore sicurezza possibile. Aggiungo una nota di colore: sapete che sta andando i tre progetti principali che stiamo seguendo assieme al volontariato, assieme ad altri soggetti, sono quello delle telefonate a casa. Oggi abbiamo raggiunto le 800 telefonate, quello della spesa a casa che vi abbiamo documentato ieri, spesa e farmaco a casa, e l'altro è il lavoro forte che oggi raggiunge, praticamente siamo a 5 contratti chiusi per la famosa opportunità da dare ai dipendenti della sanità, a cui abbiamo aggiunto anche il sociosanitario, perché anche le OSS che lavorano a stretto contatto con positivi o con persone appunto sospette, dai contatti sospetti, non vogliono in nessun modo essere di intralcio ovviamente alla vita a casa. Questa è una opportunità che diamo per tutti, quindi si stanno attivando lentamente perché si tratta di chiudere dei comodati d'uso, ma si stanno attivando una serie di contratti, anche di questo vi daremo informazione. Torno alla prima iniziativa perché, me lo permetterete, siamo poi originali, stiamo facendo 800 telefonate a casa dei cittadini. Una cittadina ha risposto la madre, ma dopo ha telefonato, non ho capito se la figlia o il figlio, minacciandoci di aver usato dati non in nostro possesso per la privacy e tutto il resto. Innanzitutto quei dati lì sono stati dati in un momento in cui si è avuto un accesso ai servizi sociali, ma vorrei stimolare un ragionamento in più. Se stiamo telefonando a casa non stiamo mica vendendo delle pentole, stiamo telefonando a casa per motivi di sicurezza, perché non possiamo sapere in tutte le situazioni se c'è una convivenza con un altro gruppo familiare, e se mi permettete, penso che stia nelle responsabilità non soltanto dell'amministrazione, ma di chiunque abbia un ruolo pubblico, assicurarsi che i cittadini, quelli più fragili a casa, quelli a vita sola, non si trovino in difficoltà. Non vorrei sapere che non abbiamo telefonato, e a me non riusciremo a telefonare a tutti, ma a una persona che era in difficoltà, ma magari a qualcuno stiamo salvando anche la vita. Vorrei che si ragionasse un pochino più così. Se qualcuno vuole fare un esposto al garante della privacy, mi piglierò pure quella, ma per quanto mi riguarda viene prima la salute dei cittadini. Vi do ulteriori informazioni di servizio, questa è importante, da un colloquio aperto con AIMAG vengono prorogati fino al 30 di aprile i pagamenti della Tari per il produttivo. Ovviamente chi vuole può ovviamente anticipare anche il pagamento, ma rendendoci conto della situazione attuale, la Tari slitta come scadenza 30 di aprile. Come ho detto già diverse volte, attendendo scelte di tipo nazionale che oggi ancora non sono state messe in campo con il decreto Cura Italia, a cui, lo ribadisco per l'ennesima volta, dovranno seguire altri decreti nei quali immagino vengano messe in campo manovre economiche per sostenere dal punto di vista appunto economico finanziario il nostro tessuto produttivo, perché già nel Cura Italia c'è solo un pezzo di questa manovra, abbiamo bisogno ancora di tanto da questo punto di vista. Stamattina mi sono recato con Don Gildo Manicardi, vicario del Vescovo, una benedizione, l'ho accompagnato per permettergli una benedizione al cimitero di Carpi, che simbolicamente era per tutti i defunti. Ho avuto modo di parlare con gli operatori che tengono aperto il cimitero. Nel giro dei ringraziamenti che ho fatto a tutte le categorie sociali, a tutti quelli che stanno lavorando, li avevo dimenticati. C'è chi, anche se il cimitero è chiuso, lo sta gestendo con tante difficoltà. Pensate che in questi giorni ci sono difficoltà anche legate
all'opportunità della cremazione. È andato in crisi anche il forno crematorio di Modena. E questo ci sta mettendo in grandi difficoltà. Anche a loro vorrei dare un ringraziamento, perché spesso e volentieri sono anche, passatemi il termine, i primi a contatto con, non soltanto ahimè, con le persone decedute, ma anche con i familiari, quelli che arrivano lì assolutamente smarriti da questa situazione irreale. Quindi nel tentativo di non dimenticare nessuno, cito anche loro stasera per il lavoro che stanno facendo. Continuiamo questo cammino quotidiano, lo facciamo con i nostri aggiornamenti, lo facciamo in un momento particolare perché è una cosa assolutamente inedita quella di avere appunto indetto il lutto cittadino. Saranno giorni particolari, lo sono a prescindere per ognuno di voi. L'impegno che dobbiamo prenderci è questo, che una volta che questa battaglia sarà finita dovremo cominciare anche a ragionare di altre cose. La prima è quella della opportunità di riabbracciarci, questo lo tengo assolutamente in mente. La seconda è, non lo nascondo, di cominciare anche a ragionare che abbiamo vissuto un periodo della nostra vita e tuttora non dovremo continuare a vivere, perché se stiamo facendo bene questa fase di isolamento i risultati si vedranno tra pochi giorni ancora, dovremo vedere qualche numero ancora più positivo ovviamente in termini relativi alla curva, però stiamo cambiando tanti nostri comportamenti, alcuni li stiamo cambiando anche in maniera positiva, alcuni in termini di sostenibilità ambientale, logistica, altre cose. Dovrà essere anche un ragionamento, perché dietro quello che è un disastro per l'economia, un disastro sociale, ovviamente un disastro di tipo sanitario, che è il primo impegno che abbiamo, dovremo cominciare, e penso che questa terra debba farlo in particolar modo, a ragionare prima degli altri, così come hanno fatto gli imprenditori che stanno convertendo alcune filiere produttive, di quanto però questa possa essere anche un'eventuale, seppur forzata, occasione per modernizzarci. Sta saltando fuori, ve lo do come spunto di riflessione, le differenze che ci sono dentro alle case, chi ha l'accesso appunto agli strumenti della rete, chi non ha accesso a queste, chi ha accesso alla capacità di muoversi da casa sullo smart working e chi non lo fa. Insomma, piano pianino, non è questa la cosa più emergente, però dovremo anche cominciare a ragionare di come cambia il mondo finita questa penosa vicenda. Mi stringo a tutti quanti voi e vi invito in questi 3 giorni a dedicare ogni giorno un minuto a chi non c'è più. Grazie, buonasera.